Nuovo video. Nel video che seguirà a questo video di me che parlo, troverete una scena di me, Jacopo e Renato, ora ti racconto anche chi sono, che parliamo fondamentalmente della differenza tra short content e long form content, che sono due tipologie di contenuti diversi, no? Short content è contenuto breve, micro contenuto, contenuto che facciamo per catturare l'attenzione delle persone. Il long form content è contenuto lungo, dove c'è più impegno nella realizzazione, dove andiamo più in profondità nell'argomentazione del topic, dell'argomento effettivamente che andiamo a trattare. E in questa scena siamo in cucina, stiamo parlando, questa cosa è molto bella che facciamo dentro la Marketers Family, spesso facciamo dei momenti di mastermind dove parliamo l'uno con l'altro e ci scambiamo delle idee riguardo uno specifico argomento. E durante questa sessione di mastermind stavamo appunto parlando di long form content e di short form content. Renato è il ragazzo che assieme a Vittorio è a capo della divisione Engage di Marketers, che lavora con influencer e si occupa di dirigere quello che è il lavoro di influence marketing, di creazione di contenuto per influencer, eccetera, eccetera. Jacopo invece fa un lavoro complementare e comunque per certi versi di certi punti di vista simile, che riguarda la creazione della brand identity, sia che si tratti di aziende, quindi brand, sia che si parli di influencer o personal brand, o celebrity, imprenditori, eccetera, eccetera. E la cosa che è venuta fuori riguarda appunto l'importanza di queste due tipologie di contenuto, short content, long form content, nel posizionamento. Quindi come si può posizionare il nostro brand o il nostro personal brand nelle menti delle persone grazie a queste tipologie di contenuto. Buona visione. Ma secondo me, raga, il problema vero è che la maggior parte della gente concentra le proprie energie nel fare sta cosa dei contenuti a scadenza rapida, no? Cioè la maggior parte dei creator stanno lì e si buttano lì a fare le storie, ma le storie scadono dopo cazzo 24 ore, cioè la maggior parte di questa gente butta via il tempo e non costruisce un investimento nel lungo termine. Sì, che comunque serve una combinazione, secondo me, nel senso che è vero che siano un po' più veloci come contenuti, che scompaiono subito, però il discorso è che secondo me c'è da fare una correlazione tra il contenuto long form e quello short form, ed è vero che in un discorso di lungo termine appunto può servire di più il contenuto long form, però è anche vero che nel costruire una relazione, quel contenuto autentico, genuino, che condividi ogni giorno, può essere utile magari di contorno nel creare quei presupposti per cui i long form poi vengano apprezzati. Ma sai, è una roba che veramente è una via di mezzo, no? Il problema è che tutti oggigiorno si concentrano su questa cosa dove l'instant feedback notification, o come si chiama, ti dà sta scarica di dopamina. Quindi è vero che l'immediatezza delle story la fai, dura 24 ore, è immediata, arriva al pubblico perché è più grezza, togli i filtri, però lo sai che è stata fatta in maniera immediata, istantanea. Quindi arriva, però proprio questa immediatezza poi ci rende talmente pigri che la maggior parte della gente non ha Non più voglia facciamo di gli altri che scrivere quelle 2000 parole, 3000 parole che fanno la dia differenza. veramente la differenza e ti diano un valore allucinante. E cavolo, quello fa veramente la differenza. Cioè, quando tu vedi una persona che si impegna a scrivere 3000 parole, dici: ok, lui è un fottuto esperto. Sì, che poi diciamo è come se fosse la struttura che costruisci importante, vera, su quella base un po' più frivola, che comunque serve, ma che di fatto è un po' un contorno. Tu ci pensi? Ci vuole una strategia come negli investimenti, no? Cioè, hai dei pacchetti che sono a breve termine, dei pacchetti che sono a lungo termine. Una cosa ti dà interessi a breve, ti arricchisce a breve, una cosa ti arricchisce a lungo. Se tu investi solo in cose a breve termine, hai un portafoglio non bilanciato. Sei destinato a fallimento. Che poi è la stessa roba che dicevamo al Marketers World 2018, cioè quando tu investi nei contenuti long form, è come se tu stessi facendo un investimento immobiliare nel mondo dei contenuti. Sì. Cioè, la maggior parte della gente non capisce che se pubblichi su YouTube, tu investi il tuo tempo, crei quel contenuto, come Monopoli, nel gioco di Monopoli, la gente cammina sul gioco, finisce sul tuo terreno e ti Bam. paga, bam. E caspita, quando tu fai un contenuto, la gente, se ha un long form content che rimane nel tempo, evergreen, come un video YouTube, un blog post posizionato su Continua a Google, pagarti. continua a tornare e ti paga con la loro attenzione, che oggigiorno nel 2019 l'attenzione è tutto. È un po' come l'effetto compounding, secondo me, nel senso che è un po' come può essere un qualsiasi investimento in stock, in azioni. Il contenuto long form che ti dura nel tempo ti crea quell'effetto compounding che fa sì che le piccole cose poi si addizionano e ti portano a un risultato davvero importante sul lungo termine. Sì, è la sommatoria di tutti i contenuti che fai che poi ti dà anche
una maggiore brand identity, se vogliamo, e crea veramente, risuona veramente col pubblico. Cioè, al di là della massa di contenuti che fai, come questi si sommano e creano quello che è il risultato. La palla di neve, esatto, la cosiddetta palla di neve. È anche che l'insieme dei contenuti che tu lanci danno la possibilità alle persone di fare il deep dive nel tuo mondo. Cioè, io vado in fissa e sai cosa faccio? Apro il tuo canale YouTube, ci entro dentro e per, cavolo, 3 giorni continuo a guardare tutti i tuoi video. Ed è lì che si forma quella che dice Jacopo, la tribù, perché ci entri dentro e inizi a vedere il mondo col filtro che ha la persona che scrive, no? Quindi hai un nuovo modo di vedere le cose che deriva da ciò che quella persona ti ha passato. Ed è lì che arriva il posizionamento in termini di branding. È un po' il concetto di AIDA, insomma, dell'attenzione che catturi, che poi devi coltivare con tutti i long form per avere interesse, per generare interesse. Com'è che era AIDA? Attenzione, interesse, desiderazione. Azione, sì. Attenzione, interesse. È di Paolo Bacchi, però. E dicevi? No, è che alla fine l'attenzione può essere catturata in diversi modi, con le storie, short form, long form, però l'interesse lo crei con long form, col contenuto che dura e che effettivamente ti fa fare quel deep dive, insomma, nella tua, come dicevi, nella tua realtà. Ma poi un altro parallelo con gli investimenti, secondo me, è che cioè non puoi mai puntare solo su una piattaforma, cioè nel senso tu hai tutto su Instagram e domani Instagram, lo so che l'agenzia chiude, però perché comunque no, cambia la magari cambia tutto. Cambia tutto. Cioè, se tu ci pensi, le storie scompaiono, cioè poi non le vede proprio più nessuno. Quindi è proprio una cosa che non esiste più. Cioè, se tu non crei una strategia che poi ti porta a un long form e soprattutto ti porta a anche un blog, cioè, nel senso, io ho fatto settimana scorsa un detox, tra virgolette, social più che digital, e mi sono rimesso a leggere il blog e le mail. Cioè, bellissimo, nel senso. Sì. E paradossalmente l'ho fatto dopo, e questo credo che possa essere una strazione anche, dopo che ero in fissa totale con TikTok, dopo un mese che guardavo TikTok. Capito, ed è diventato stupido. Devo togliere TikTok. Ho tolto TikTok, sono tornato a leggere le mail. Sì, tazza di caffè, camminetto, già ora arriva dicembre, camminetto, sì, con i tuoi blog preferiti, ti leggi il librino, no? TikTok d'estate, le mail di me. Poi però i podcast, che belli anche i podcast, ti metti con le cuffiette, insomma, con tutto long form anche quello. E quello lo dico sempre, caspita, una delle cose che dico di più nei podcast, tra l'altro, è che quando la gente ascolta il tuo podcast, passa mezz'ora con te. Sì. Cioè sente la tua voce dentro le orecchie mentre è in palestra e sta mezz'ora con te. E quando esce dalla palestra è come se avesse veramente speso mezz'ora con te. E il miglior modo che possiamo fare per posizionarci nella mente delle persone è spendere quanto più tempo possibile con loro. Cioè, ma pensa che Tim Ferriss o Joe Rogan, 2 ore e mezza di puntata. Sì. 2 ore e mezza e dicono la solita attenzione sia breve, ma la verità è che l'attenzione, secondo me, che dedichiamo al contenuto, non mi ricordo dove lo lessi, forse un tuo posto proprio. L'attenzione dedicata al contenuto dipende dal tipo di contenuto. Sì. Nel senso che è ovvio che su un social media, sul social è network, il mindset con cui approcciamo il contenuto. Cioè, se io sono in momento svago e sono su Facebook o sono su Instagram, effettivamente è bassa la probabilità che mi leggerò 3000 parole o che mi guarderò un'ora di video su Instagram. Perché su non parte con quell'idea. Però già il watch time medio su YouTube è altissimo perché la gente arriva su YouTube con un mindset diverso, che è vado a cercare il mio youtuber preferito e passo del tempo con lui. Sì. Ed è per questo che diciamo sempre che cazzo YouTube è una delle piattaforme migliori su cui investire oggi. Sì.